Amici Tecnoandroid, benvenuti. Oggi non parliamo di Android, ma andremo a vedere come si sostituisce la RAM su un notebook. La sostituzione può avvenire sia se avete danneggiato o la RAM, cosa molto improbabile, oppure solamente per aumentare la stessa. La prima operazione da fare è staccare il notebook dall'alimentazione e rimuovere la batteria. La rimozione avviene tramite l'apposito tasto in basso. Ora dobbiamo trovare la RAM. E la RAM è sempre nascosta da delle plastiche che sono fissate con delle viti. Le notate subito perché hanno queste parti divisorie che permettono appunto di staccare solamente questa copertura e non tutta la plastica presente in basso. Andiamo a rimuovere appunto la plastica, togliamo le viti, in questo caso sono solamente due. Ok, rimosso è sufficiente tirare verso l'alto la plastica in questo modo. Ecco le RAM che si sganciano in modo molto semplice su tutti i notebook. La procedura è la stessa, ci sono delle alette in alluminio presenti sui lati, basta tirarle verso l'esterno in questo modo e alzare la RAM. Eccola, come potete vedere si è sganciata in modo molto semplice. Ora tiratela verso l'esterno e avete il vostro banchetto di RAM. Eccolo qui, in questo caso è in 2 GB. Prendete la nuova RAM e la sostituite in questo modo, reinseritela stando attenti al taglio che si trova appunto sulla RAM con questo piccolo pezzo di plastica che deve combaciare precisamente con il foro presente sulla RAM. In questo modo inserite all'interno, spingete bene verso il basso, in questo modo. Ecco qui, abbiamo agganciato. Ora è sufficiente riprendere la nostra plastica e rimetterla al proprio posto, in questo modo. Se avete problemi nel mettere la plastica, rimuovete completamente la vite. Qui sganciamo la vite tirando e tenendola verso il basso con un dito. Ok, ho fatto. Ora è sufficiente riavvitare la vite in questo modo. Stessa cosa con l'altra vite. Attendete 3-4 minuti e poi potete reinserire la batteria e riaccendere il vostro personal computer. Per oggi è tutto, continuateci a seguire sul nostro sito www.tecnoandroid.it ed iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie a tutti per averci seguito.